Buonasera a tutti gli amici di Gamesurf, benvenuti a questa nuova diretta streaming dedicata al mondo videoludico, diretta streaming che ci farà entrare all'interno dell'ambientazione di Berserk, uno dei manga probabilmente più famosi del panorama fantasy medievale, disegnato da Kentaro Miura, ancora non concluso, chissà quando verrà portato a termine. E per l'occasione vediamo quella che è l'esperimento fatto dalla software house Koei Tecmo in collaborazione con Omega Force, appunto di tirar fuori un gioco del genere Musou dedicato appunto a questo manga ultra strafamoso. Allora, se non lo conoscete avrete modo di vedere qualcosa adesso. Come vedete siamo nel menu principale. Ciao a tutti. Allora, abbiamo quelle che sono le modalità disponibili all'interno del gioco, quindi modalità storia, modalità libera e modalità Endless Eclipse. Allora, cerchiamo un attimino di vedere con calma di che cosa stiamo parlando. Innanzitutto, nella story mode, che fondamentalmente vi farà un po' andare avanti all'interno dell'ambientazione di gioco, proponendovi fondamentalmente proprio dall'inizio alla fine tutto quello che riguarda la storia di Gatsu e della squadra dei Falchi. Quindi partiamo un po' in maniera diversa dal manga, quindi con appunto la Golden Age. Una delle prime missioni è quella che riguarda appunto Gatsu contro Bazoso, e poi si va avanti facendo tutta una serie di missioni fino ad arrivare a quelle che sono, diciamo, le ultime che riguardano la partenza di Gatsu e il suo nuovo gruppo, che non vi vado troppo a raccontare, per l'isola degli Elfi. Questa è stata una scelta intelligente, soprattutto per quanto riguarda magari un futuro eventuale ingresso o inserimento di un DLC, che ne so, che magari andrà a toccare tutto ciò che Kentaro Miura disegnerà da questo momento in poi. Allora, aspettate che io faccio un piccolo check audio e video. Vediamo un pochettino se siamo online e come siamo online, così se qualcuno poi sta in chat ci darà magari un feedback. Allora, qui io ho levato l'audio, ok, ma sembra che va tutto bene. Io ovviamente, ragazzi, vi invito a commentare qualsiasi cosa. Ci siamo. Allora, diciamo appunto modalità storia. La modalità storia, come state notando, ogni missione, o almeno alcune delle missioni, presentano questi pop-up, queste iconcine che sarebbe fondamentalmente il Bigelit o l'uovo del Re Conquistatore. In questo caso è una versione dorata perché fondamentalmente funge da extra. Durante la missione che riguarda appunto e riprende quello che è lo stile del Musou. Durante le missioni voi. Oh, grazie Varney, buonasera, grazie del feedback. Durante le missioni voi avrete la possibilità di compiere degli obiettivi. Questi obiettivi vi permettono di fondamentalmente sbloccare queste uova. Queste uova poi vanno a compilare un mosaico che rappresenta fondamentalmente quello che è una scena tratta dall'anime. Quindi ce ne saranno alcune. Non sono facili da sbloccare anche perché in alcuni casi dovrete poi in qualche modo anche farli e sbloccarli nella modalità Eclisse. Allora, quello che state notando e state vedendo è fondamentalmente la tipica schermata iniziale di qualsivoglia Musou. Abbiamo la preparazione alla battaglia dove, se avete letto l'articolo, potete gestire il vostro equipaggiamento. In questo caso io sto utilizzando una versione di Gatsu già avanzata, ma all'inizio partite con quella, diciamo, mercenario, quella base, e all'interno, appunto, vedete, abbiamo degli oggetti tipici del Cavaliere Nero, quindi del Guerriero Nero, scusate, bombette, cannoni, coltelli e balestra a ripetizione, e poi abbiamo gli oggetti equipaggiabili. Questi sono oggetti che, come vedete, hanno tre diverse categorie: bronzo, argento e d'oro, e fondamentalmente proprio come ricordano questi elementi vanno salendo, cioè quelli dorati ovviamente hanno effetti maggiori. Queste due abilità invece sono esenti da questo discorso perché parliamo delle abilità di Puck, l'elfo che accompagna Gatsu
all'interno dell'ambientazione. Alcuni di questi oggetti verranno sbloccati anche nella modalità Eclisse. Per esempio, la Dragon Slayer, che è la spada appunto di Gatsu, la potete sbloccare solamente dopo aver raggiunto una determinata ladder della modalità Eclisse. Sono 100 gradini discendenti, chiaramente. E invece gli accessori non sono altro che oggetti che poi potrete potenziare a seconda delle vostre necessità. In questo caso, come starete notando, l'equipaggiamento, ci sono anche i cavalli da guerra. Io ho sbloccato il cavallo dello scheletro, del cavaliere scheletro, che è fighissimo. Tra l'altro c'ha una speed devastante, proprio il resto niente di che. Mentre invece lo shop, o comunque appunto il negozio, vi permette di comprare, vendere, ma anche incantare e amalgamare gli oggetti, quindi fonderli l'uno con l'altro. Come vedete, i miglioramenti vanno a potenziare quelle che sono le abilità. Se adesso Varney vado subito, quelle che sono le abilità e servono ovviamente a potenziare il vostro personaggio. Allora andiamo alla battle principale. Considerate che i caricamenti dopo un po' andranno un pochettino a rompervi le scatole, però questo purtroppo rappresenta un po' la struttura abbastanza ripetitiva del Musou. Allora, che quindi piace o non piace. Parliamo di gameplay e giocabilità. Allora, i tasti da utilizzare nel gioco sono il quadrato per gli attacchi leggeri, se così vogliamo definirli per Gatsu, e il triangolo per gli attacchi pesanti. L'aspetto abbastanza interessante è che il titolo vi permette, durante il livellamento del vostro personaggio, di accedere a diverse tipologie di combo che potete fondamentalmente sbloccare facendo, che ne so, quadrato, triangolo. Adesso vi faccio vedere. Per esempio, allora, questa è una combo avanzata, però se fate quadrato, triangolo, lui fa una prima combo. Quadrato, quadrato, triangolo, ne fa una seconda e così via. E quindi potete un pochettino alternare il roster delle mosse a vostra disposizione. Con il tasto L2 richiamate il cavallo. Tenendolo premuto il cavallo viene con voi e non fate altro che fare il vostro ben amato casino. Io adesso non vedo la mappa, quindi sto andando un pochettino a sono andando un pochettino a naso. Considerate che a livello grafico, l'ambientazione, secondo me, diciamo a livello di level design è abbastanza ispirato. Le ambientazioni sono relativamente diversificate e cosa migliore, che è un aspetto che a me è piaciuto particolarmente, è stata la caratterizzazione dei personaggi. Nel senso, io che ho letto il manga e che praticamente ne sono un patito lettore, appunto, ho guardato molto da vicino queste differenziazioni e devo dirvi che sono state veramente molto molto belle da vedere. Poi andremo avanti, considerate che se anche voi avete letto il fumetto, fondamentalmente saprete che poi andando avanti incontrerete i Barchilaka e quant'altro. Allora, io adesso, come avete visto, ho fatto una mossa. Questa mossa non è altro che richiamare praticamente la modalità Furia. La modalità Furia diciamo, viene rappresentata dalla barra al di sotto della vita, quindi in basso a sinistra avete l'interfaccia di gioco, quella in basso viola che si è consumata era la barra di Furia, mentre invece dall'altra parte, a sinistra, abbiamo quella che è invece la barra, che si carica durante la Furia. Fondamentalmente questa barra, una volta raggiunto il massimo, vi fa accedere a una mossa super forte, una mossa finale. Allora, io devo dire che sto trovando particolarmente difficile seguire la mappa. Vediamo se riesco a trovarmi un modo per prendermi una mappetta. Scusate, eh. Dovrei essere riuscito. Perfetto, ok, adesso vedo. Allora, quindi non dovrete far altro che muovervi all'interno dell'ambientazione di gioco. Chiaramente i punti esclamativi sulla mappa non sono altro che i punti che dovete, diciamo, i punti di interesse che dovete uccidere, distruggere, raggiungere per andare avanti nella missione. Chiaramente prima lo fate, prima accedete a diversi premi extra, appunto, consistenti nei bigelit dorati, ma ci sta un po' di tutto un po'. Io adesso vado e così vi faccio vedere anche quello che riguarda la mossa finale. Allora, è importante una cosa, dovete abituarvi un attimino a quello che è il target dei personaggi, nel senso, come starete notando, la telecamera è un po' ballerina e ve ne accorgerete soprattutto durante le boss fight fatte tra l'altro con
nemici un po' più grandi, avendo a che fare con gli apostoli, che sono fondamentalmente degli esseri superiori che sono presenti all'interno dell'ambientazione. E molte volte la telecamera gioca a brutti scherzi. Io l'ho scritto anche in sede di recensione, il che è stato un peccato, quantomeno per quanto mi riguarda, perché come starete notando, sì, il lock funziona abbastanza bene, ma nel momento in cui ci troviamo a diciamo abbastanza vicini a quelli che sono, diciamo, degli elementi di gioco statici come mura e quant'altro, la telecamera si avvicina troppo e quindi non vi fa capire più niente. Ed è abbastanza fastidioso. Questo almeno ve lo dico proprio perché a livello di gameplay a volte è necessario, soprattutto ai primi livelli. Questa è una cosa che vi dico perché l'ho passata sulla pelle. Adesso noi stiamo giocando la prima missione del gioco con un personaggio a livello 70, quindi praticamente pure se stessi fermo non mi farebbero nulla. Però una volta che uno deve cominciare, insomma, a livellare, vi posso garantire che è abbastanza noioso. Questi sono gli oggetti che possono essere richiamati all'interno del gioco con il tasto R1 e sono gli oggetti in realtà consumabili che vanno ricaricandosi. Come starete vedendo, infatti io ho usato il cannone, ma potete anche usare la bombetta. Questa è utilissima, ve l'ho scritto anche in sede di recensione. È molto utile perché a volte se colpite bene il vostro avversario, che sia un mini boss o che sia un boss più grande, a volte capita che vi permette di fare uno stun, quindi immobilizza il nemico per tot tempo. Ma quale vestaglia? Questo è un maglione. Luca, lo so che tu sei abituato a fare gli streaming in vestaglia, ma io ho ancora, come si dice, ho ancora un po' di amor proprio. Pertanto, diamo pure il benvenuto a Luca. Lucchetto! Lucchetto. Allora, abbiamo fatto entrare l'ariete d'assedio. Ovviamente, ragazzi, se avete qualche domanda. Allora, telecamera regolabile. Considera che puoi spostare la telecamera con l'analog destro del tuo controller. E diciamo che il tasto R3, sempre appunto oddio, non mi vengono le parole. E il tasto R3 ti permette di lockare. E poi tramite le grazie Varney, vedi che voi non siete bei ragazzetti. Questo è un maglione con un cappuccio. Fate proprio ridere, non capite niente. Allora, Bazuzo, considerate ragazzi una cosa che odio profondamente è stato. Allora, dove cacchio stai? Ok, stai di qua. Io odio la lingua giapponese, veramente la detesto. Quindi ascoltare i commenti in giapponese mi hanno molto disturbato durante le mie sessioni di gioco. Ma vabbè, questo passa al convento, anche perché il gioco è completamente in giapponese, ma sottotitolato in lingua inglese. Lo so che gli amanti del genere saranno sicuramente contenti di questa cosa, ma io non ce l'ho fatta. Anche perché Gutsu! Oppure Griffito, o come cavolo lo chiamano, è abbastanza deprimente. Allora, tutto in inglese, ciao Bizio, benvenuto. Sì, tutto in inglese, quindi comunque inglese relativamente semplice, nel senso che è tutto abbastanza legato a poche battute. Questa è la mossa finale che potete richiamare praticamente ripremendo il tasto cerchio e ovviamente premendolo quando avrete riempito la barra, quella della furia a sinistra, però quella che sembra un fulmine, una spada o quello che sia. Allora, Ambush Troop l'abbiamo distrutte. Andiamo a prendere il Garrison Officer. Ok, abbiamo trovato un altro bicelletto dorato. Ciao, Erasmo. Allora, zoomare avanti e indietro. No, zoomare avanti e indietro no. Non c'è questa possibilità. Puoi alzare e abbassare, ma purtroppo per il resto lo zoom non l'ho trovato. La calvizie e lo stress, Varney, purtroppo mi stressano. Soprattutto Luca mi stressa. Allora, io vado avanti. Mi vado a prendere Bazzoso. Almeno ce lo leviamo dalle scatole. Chiaramente, come starete notando, questi forzieri che voi potete aprire non sono altro che forzieri che contengono appunto degli aumenti. Vedete, io adesso ho tirato la bombetta. Bombetta che mi ha subito stannato Bazzuso. O come cavolo lo volete chiamare.
Allora, boss fight, questa è una cosa poco rilevante a mio avviso, però diciamo ve la dico perché comunque è bene dirla. Le boss fight a volte possono anche districarsi in più fasi, cioè il nemico non fa altro che accedere a un diverso livello di potenza ogni qualvolta finisce una barra della vita. Quindi, come starete vedendo, adesso io gli ho tolto la barra arancione, lui si è potenziato come se stesse anche lui in modalità furia. E dopodiché fa un set di mosse lievemente differente, ma proprio lievemente. Considerate che, diciamo, si alterna per uno o due colpi in più, ma niente di troppo esagerato. E un altro appunto che vi ho messo anche in sede di recensione è la violenza del titolo, cioè esiste una impostazione all'interno del gioco che vi permette di settare un livello di violenza. Se levate il gore, chiamiamolo così, il gioco vi mostrerà degli avversari che sembra che non vengono scalfiti, come se fossero statici. Quindi quando li colpite sembra che li prendete a pizze con l'aria. Mentre invece attivando la violenza vedete un po' più di sangue, ma diciamo gli smembramenti, quelli proprio in pieno stile Berserk, li vedete soltanto quando attivate la barra. La barra massima la barra massima di Rage o di Furia. Questo è il puzzle di cui parlavo all'inizio. Come vedete, questa è una delle scene quando Gatsu entra a far parte della squadra dei Falchi. E ovviamente a me mancano ancora dei bigelite da trovare e niente di che. È carino, questo è una cosa che almeno io ho apprezzato molto. Ed è stato il fatto che all'interno del gioco c'è un alternarsi durante le missioni di filmati in computer grafica e filmati tratti dal nuovo anime. Cosa che io ho apprezzato, ovviamente non in questo cavolo di giapponese, e che comunque permette un pochettino, ovviamente fino all'eclissi, di poter in qualche modo gustarsi anche parte della storia. Considerate che il livello di quello che viene mostrato comunque è sempre molto attinente, cioè è bello pure da vedere e sicuramente completa l'esperienza videoludica dietro alla storia, regalandovi comunque un bagaglio che anche chi non conosce il manga, può almeno farsi l'idea di quello che accade. Tant'è vero che questo lo sapranno i lettori. Wada, wada, sono Pac. Lo sapranno i lettori. La prima, come starete vedendo, il primo capitolo va subito sulla, diciamo, battaglia che Gatsu fa come mercenario. Vengono purtroppo saltate alcune parti. Non ci sono parti, per esempio, dedicate all'infanzia di Gatsu, quindi che fanno vedere la storia con Gambino e Sis. Non ci stanno alcuni apostoli. Questo un pochettino a me mi ha fatto storcere il naso. Non ci stanno, o perlomeno vengono messi diciamo in una differente ordine cronologico, le battaglie del guerriero nero con il conte e il barone, quello che diventava serpente, che sono, diciamo, i primi numeri del manga. Le scene sessuali non ci sono, nel senso che ovviamente tutto l'anime è censurato. Censurato non con i puntini come è abituato Bizio quando va a cliccare i siti o se. Ma censurato nel senso che viene proprio tagliata la scena, o non vedete niente, oppure infatti la scena dell'eclissi, che è quella un po' più cruda, una delle tante crude a livello di manga, viene completamente tagliata. Che Gatsu dico? La famosa infanzia del Gatsu. Come vedete qui invece abbiamo il roster completo. Io in sede di articolo vi ho invitato a fare prima di tutto la modalità storia perché completandola sbloccherete i personaggi che sono presenti nelle fasi avanzate, quindi Shilke, Serpico. Io pensavo che sblo di sbloccare anche Isidoro, ma così non è stato. Viene inquadrato un camino, sì. E ovviamente, come starete notando, i personaggi, alcuni stanno, ecco, loro stanno a livello 10 perché mai utilizzati. Griffiths, che mi piace di più, al 69, l'ho provato anche nella modalità. Nella modalità Eclisse. La modalità libera, diciamo, utilizzabile o non utilizzabile, consultabile o non consultabile, non è una di quelle modalità che fa particolarmente impazzire. Cioè, io ci ho trovato poco senso. Però chiaramente poi sta a ognuno di voi
potrebbe essere utile dal punto di vista del farming di livelli. Però il gioco vi permette anche di fare che cosa? Comprare i livelli mediante nella schermata di selezione del personaggio. Basta che premete quadrato e vi farà scegliere quanti soldi volete spendere per il level up. Quindi il free mode può essere una scusa come un'altra per giocarsi l'eventuale livello con Judo piuttosto che Griffith, piuttosto che Casca, piuttosto che... Mancano alcuni personaggi, questo ecco è una parte che un pochettino va capita, va compresa. C'è anche da dire che il gioco, una volta che voi diciamo andate avanti, tramite la modalità Eclipse vi permette di sbloccare qualche extra in più, che diciamo molte volte si identifica in magari quello che è un costume o magari alcuni oggetti unici, come vi avevo detto poc'anzi, quando diciamo per chi non ci stava all'inizio della diretta. Come state notando, è chiaro che entrare durante il livello con un personaggio avanzato vi fa rigiocare questa roba in maniera del tutto semplificata. Considerate che con il triangolo potete anche caricare l'attacco per farlo, diciamo, abbastanza più potente. Considerate che, ecco, un'altra cosa che un pochettino rompe le scatole, soprattutto nelle fasi iniziali del gioco, è il problema di combattere persone a cavallo. Mi spiego meglio. Quando andrete a fare la battaglia di Dordrei contro Boss Cogne, lui all'inizio combatterà a cavallo, anche Adon, che è il fratello, non mi ricordo, combattono a cavallo e all'inizio farli cadere da cavallo è abbastanza complicato, soprattutto perché i maledetti, qui c'è questo scemo di Colcas che vabbè. Allora, aspetta, Bizio, che ho un po' la chat nascosta. Allora, Corcus, mo lo crocchiamo. Posso dirlo che Omega Force potrebbe evitare di fare 1000.000 cloni dello stesso gioco? Allora, c'è da dire questo. Io è una cosa che dico sempre, però diciamo che poi posso essere additato o come quello che non ama particolarmente i Musou. È vero che l'impronta è sempre la stessa, ragazzi. Io non ne gioco tantissimi, però avendo giocato anche altri titoli che io ho recensito per Gamesurf, One Piece, Burning Blood, la struttura è quella, ragazzi, non giriamoci attorno. Quindi deve essere, diciamo, parte integrante del come si dice, del giocatore, essere appassionato a questo tipo di gioco. Se siete appassionati, chiaramente, vedere un'ambientazione riportata nello stile Musou non può far altro che piacere. Senza contare che in questo caso Berserk, secondo me, è stato ritratto in maniera più che degna. È chiaro che ci stanno dei piccoli no, però credo che pensare a un gioco privo di difetti sia un po' come si dice, sia un po' un'utopia. Allora, diamo una botta a Griffith, lo riduciamo ai minimi termini. Considerate che una cosa appunto da dire è che per esempio Gatsu, a differenza degli altri personaggi, quando massimizza la barra furia, considerate lì c'era un piccolo numero che va a indicare il numero di volte in cui avete potenziato la barra furia, quando arriva a livello massimo tramite la pressione del tasto R2 può richiamare il potere dell'armatura del Berserker. Quindi questa è molto buona come cosa. Io intanto ho trovato un altro Bigelite. Allora, posso dire, praticamente il sistema di gioco è lo stesso da Eoni. Giusto, leggo Berserk, ma se ci scrivi Ken's Rage è la stessa cosa. Vabbè, c'è da dire che nel caso di, diciamo, Ken's Rage è stato uno dei giochi probabilmente il miglior realizzato anche a livello di fedeltà con la storia, se non sbaglio. Esatto, immaginavo. Quindi, ogni volta che finite le missioni, arrivate in un punto dove viene ancora di più sviscerata la storia, quindi sotto forma di dialoghi scusate, in computer grafica, in grafica in-game. Chiaramente questi dialoghi, come dicevo poc'anzi, insieme ai vari filmati e quant'altro, non fanno altro che invogliare il giocatore a proseguire, più che altro anche quando il giocatore non è a conoscenza dell'ambientazione di gioco in cui si trova.
E ogni qualvolta che voi farete le missioni, troverete una nuova, un nuovo sfondo, e ci sta anche un pannello eventi che non fa altro che farvi vedere dei dialoghi in più. Grande! Oh, ragazzi, ma qui c'è un Fabio che non vedo da una vita, ancora con la bella vestaglia. Ecco, per esempio, Isidoro, non capisco perché non c'è, o perlomeno. Allora, andiamo a vedere una cosa. È anziano. Scusate, è che sono in Luca mode. Allora, ecco, la modalità Dream, per esempio, non me la ricordavo, Varney. Mi hai dato una cosa in più. Allora, io adesso direi di far salire. Che ne so, facciamo salire uno Zod. Vedete, col quadrato io non faccio altro che aumentare i livelli. Arrivando a un misero livello 35, ma è meglio di niente. Non mi fa selezionare vestiti o altro, costumi. Però, per esempio, Zod, una volta raggiunto il livello massimo dell'Endless, della modalità Eclisse, fondamentalmente sbloccherete il suo costume dell'epoca del Falco Millenario. Pob ancora. Forever 14, per favore. Cioè, ragazzi, ma ci stiamo rendendo conto che Fabio non era follower del canale? Cioè, ma te vergogni? Ma un attimino, proprio un'anticchia. Cioè, una cosa che proprio fai schifo. Fai schifo proprio. Allora. Quindi, come starete notando, io per esempio questa missione l'ho già fatta. L'invito delle eclissi, ma ce ne stanno altre. Che vanno praticamente succedendosi all'interno della ladder. Io mo faccio quella nuova, tanto quell'altra ho preso anche tutto. I bigilit per fortuna e vi faccio vedere un pochettino. Allora, la modalità Eclisse, che è quella che diciamo si alterna un pochettino alla modalità storia e che secondo me è meglio affrontare dopo e ha difficoltà anche diverse, è appunto quella modalità che vi farà affrontare, arena dopo arena, dei livelli che vanno discendendo fino a un massimo di 100. Raggiunto il livello 100, sbloccherete tutto ciò che sono le ricompense disponibili per il determinato personaggio. Tra l'altro, Zod io non l'avevo mai usato. Come vedete, Zod ha una sua abilità. Questi sono i Barchi Laga, invece. È un po' lento Zod, però non ci dovrebbe dispiacere. Allora, all'interno dell'arena, io adesso voi starete notando, non lo state vedendo, ma in alto ci sta, dietro al mio faccione c'è una mappa che vi fa vedere, appunto, vediamo che fa col Roar. Bam! Tiè, guarda che robetta, oh! Che seccafone proprio. Lento da morire, però. Ignorante. Damn! Considerate che dovete anche tenere bene a mente la barra della vita, perché nella modalità Eclisse la barra della vita si ricarica solo e solamente se voi trovate degli oggetti per curarvi, altrimenti qualsiasi oggetto andate a utilizzare nella barra degli oggetti rapidi diciamo, viene consumato e non potete più usarlo fino a quando non morite. Allora, io qui ho trovato del denaro extra, ma tra l'altro questo è il primo livello. Simone smanetta parecchio con Gazzo, grazie. Come sempre è un piacere. Vediamo se posso usare il cavallo. Sì. Mamma mia, quant'è cafone Zod. Ok, andiamo nel portale e andiamo avanti. Allora, io adesso ho sbloccato il primo livello di furia con Zod, così almeno vediamo anche la ultimate. Cioè, Zod è di una cafoneria infinita. Cioè, penso che voglio vedere veramente. Ecco, una cosa che diciamo è un peccato è che mi sarebbe piaciuto vedere anche gli altri apostoli, perché all'interno del gioco andrete ad affrontarvi con uno dei nuovi apostoli appartenenti alla squadra di Griffiths, della nuova squadra dei Falchi. Ed è. Mi viene Grunwald, però non mi ricordo se è giusto il nome. Che è quell'apostolo gagliardissimo che diventa un drago. Allora, vedete già come la telecamera sta facendo le bizze, anche se io ho loccato. Non allontanandosi dall'avversario, come vedete, andando a puntare i nostri avversari su un'isola statica,
Questo praticamente non fa altro che rovinarci il target degli altri. Cioè, tra l'altro, io guarda, una cosa incredibile. Ok, andiamo verso il coso, andiamo verso il portale. Le missioni, questo ve lo do come consiglio, le missioni dove incontrate, dove dovete trovare il Vigilith, vedrete che sulla mappa vi presenteranno una serie di, diciamo, di zone, di aree che lampeggiano, come se c'è qualcosa appunto da vedere. Di solito ammazza che capons. No, Fabio, io non parlo. Io non studio, io sono qui per abbassare il livello di GameServe. Sono qui apposta. Allora, aspettate che... Poi perché non è abbastanza fantasia? Ci costa un occhio. Mortacci. Mordi voi. Allora, io intanto vado. Defeat Kushan Army. Vai, mo famo una bella cosa. Dove sei? Ok. Vai. Ora che abbiamo stordito tutti. Dove è apparso? Il Capon, eccolo lì. Io non so se state notando come sono fatti bene i Daka. Sono veramente fatti bene. Però ecco, quello che dicevo, no? Che è un pochettino l'aspetto di cui vi parlavo prima legato alla violenza, è il fatto che porca la miseria ladra. Cioè, ci sarebbe piaciuto un pochettino di più avere la possibilità di smembrare più gente. Che è un po' l'anima di Berserk, no? Bam! Guarda che crocca. Allora, ti posso dire che rispetto agli altri Musou come pesantezza dei colpi mi ricorda molto Drakengard. Guarda, non lo so, perché non l'ho mai giocato Drakengard, quindi potrei rischiare di dire castronerie, cosa di cui, diciamo, mi discosto dal fare. Royal St. Paul's School! Ma che robetta seria! Paga bizio, ragazzi, quindi se volete venire al corso con me siete i benvenuti. Allora, c'è anche da dire un'altra cosa. Quando fate queste missioni, a parte essere inutile, diciamo, fare a cavallo sta roba, diciamo che l'utilità è solamente legata al fatto che prendete esperienza un po' così e caricate la barra, queste missioni un pochettino lasciano a desiderare, soprattutto nel momento in cui dovete fondamentalmente uccidere dei nemici, degli obiettivi sensibili. Quando dovete fare quelle missioni, molte volte capita che praticamente andate avanti senza preoccuparvi di nada proprio. Vai, fai il colpo. Ah, ce n'ho altri. Ma Zod mi sa che è una bestia. Candy Candy ha finito col drogarsi dopo averlo conosciuto. Ed eccoci qua. Allora, andiamo a difendere il tizio. Vediamo queste altre abilità come sono. Ok, questo l'abbiamo difeso. E via. Ok, già possiamo andare al portale, va. Via, andiamo più giù. Allora. Cioè, vedete, io adesso tengo premuto il tasto L2, prendo il cavallo. Non mi serve caricare la barra, quindi vado avanti un pochettino alla buona. Prendo. Faccio questo. E elimino tutti quelli che ci stanno ad eliminare. Allora, facciamo la mossa finale facendo attenzione di colpire tutti e via. Cioè, ragazzi, la realizzazione dei personaggi è fatta molto bene. Io non so voi, ma che ne pensate? Però veramente graficamente il gioco merita davvero. Agrifis non mi fa ridere che, voglio dire, a questo livello sei un po' una pippetta al sugo, senza contare che poi... Chicco! Mo' te rompo. Ecco, beccate questa. Mo' te carico pure in corpo, te do una crocca in testa e via.
Tiè, guarda che roba. T'ha salvato la parete, anzi t'ha salvato l'isola. L'isola statica, guarda che isolotto. Ma te li faccio pure questa, becca, va. Ciao Griffiths. Considerate ragazzi che ha le difficoltà, io adesso sto giocando a normale, però ha difficoltà un po' più avanzata, tipo di... c'è anche difficile Berserker, provandole a difficile molto più appunto complesso giocarsi la carta dello stun, perché parano come degli assassini, sono veramente delle bestie. Ok, abbiamo sconfitto Griffiths, chi ci manca? Gaska è venuto a darci una mano, ma sei stata utile come un calzino bucato. Allora, dove sta? Ok, lì c'è l'altro. Ah, vabbè. Mo' famo secco judo. Allora, in questi casi vi conviene sempre potenziare e fare la mossa. Potenziare e fare la mossa. L'attacco è uguale a quello di Re di Nanto, ma quale? Questo qua di cosa? Mission fail. Oh. Il cavaliere è morto. A me non ce ne frega niente, tanto dobbiamo andare avanti. Fortunatamente nella modalità Eclisse alcuni obiettivi non sono fondamentali per la riuscita del livello. Anche perché se così fosse stato... Ah beh, mo' avremmo rotto judo, eh. Ora sta antipatico che schiva tutto perché è nanetto. Vediamo così, ok. Oh, un po' schivare pure questo. Oh, sei morto? Oh, cacchierola. Via, fatto. Ok. Allora, andiamo a raggiungere il portale. E andiamo, va. Andiamo più in basso. Grazie, Varney. Allora, vediamo se ci fa vedere gli obiettivi, così fate anche un'idea. Qui sono sempre gli oggetti. Dovrei vendere un po' di roba, ma mi sa che faccio una vendita massiva, anche perché... No, questo no. Ecco, almeno se leviamo un po' di roba. Via. Ok. Andiamo a vendere. E via. Allora, salvataggio. Allora, è importante una cosa, ovviamente voi quando andate avanti nella modalità Eclisse, chiaramente non potete fondamentalmente ricominciare, scusate, partire dall'ultimo livello che avete fatto. In questo caso il gioco vi fa fare che cosa? Quando voi arrivate a un determinato livello, vi fa praticamente salvare la posizione. Pertanto, qualora perderete o uscirete dalla modalità Eclisse, non dovrete far altro che... come si dice, non dovrete fare altro che riprenderli. Io adesso prendo gli stessi oggetti che ho equipaggiato anche con gli altri, anche perché così non mi occupo di doverne ricaricare troppi. Io metto sempre quello là del cavaliere, perché così almeno... Via. Allora, andiamo qua, vediamo se possiamo cavare il cavallo, perfetto, andiamo a vedere chi ci sta. Io diciamo che i primi livelli li farmo un po' così. Vado avanti di qua, aspetto di vedere dove escono i vari avversari e poi vado avanti. Allora, qui ne devo ammazzare 100, quindi mi fermo, scendo da cavallo e comincio a menare, va. E via. Andiamo da lì all'1, potenziamo, meniamo. Diciamo che ecco, come stile... La presenza del gioco è questa. Ah, mi sono scordato. Con X potete fare lo scatto, il dash, che è una cosa, diciamo, abbastanza utile nel momento in cui combattete contro i boss. Dopo magari ve la faccio vedere una boss fight. La facciamo proprio contro Zod, che è una boss fight in più, a più tornate, appunto, che quando voi entrate nel primo dungeon dove lo incontrate, che era mi sembra sempre a Dordrey, come narra la storia, voi entrate con Gatsu, cercate di sconfiggerlo, la prima boss fight è contro la versione di Zod che sto utilizzando io, poi
Poi man mano che gli leviamo una barra di vita, lui non farà altro che potenziarsi, ovviamente trasformarsi nella sua versione apostolo. E chiaramente, essendo più grande e facendo attacchi un pochettino più potenti, gioca molto, entra, diciamo, gioca molto il timing con il dash, anche se alcune volte, almeno questo io lo dico per la mia esperienza, ma non sono, diciamo, un massimo esponente dei Musou. In molte situazioni mi sono trovato a tentare di schivare degli attacchi che poi fondamentalmente non dico non potevano essere schivati, però in alcune situazioni il gioco sembra come se l'attacco del vostro avversario sia proprio ad aria quando non è così. Soprattutto quando Zod fa delle combo, ci sono dei pugni che lui fa diciamo in combo. E quando lui fa diciamo quegli attacchi, dovreste poter stare nella situazione di schivarli, invece poi mi schivate manco per niente e vi prendono senza che voi magari, non dico siete entrati in contatto col nemico, ma io addirittura alcune volte, trovandomi anche a distanza, mi sono poi dovuto trovare nella condizione di essere colpito. Molto bello anche il combattimento con Serpico, non so se ve lo ricordate. Quello lì che si fa all'interno del colonnato quando Gatsu deve praticamente andare a riprendere Farnese, che era tornata a casa per acquistare la nave per poter fondamentalmente far partire tutti quanti. Allora, io qua sto qui. Allora, dov'è? Sta lì sotto. Io ragazzi c'ho la mappa in basso in anteprima visto che non la vedo io. Sta qua? No, mi sa che sono salito. Mi sa che sono salito troppo. Lì c'è Griffiths. Ok. Comunque alla fine della fiera una PS4 spiegata a livello di potenza per un gioco così. Ma diciamo che qui ci si possono fare diverse disquisizioni, ma credo che il gioco non voglia sfruttare al massimo la potenza di calcolo della Play, anche perché comunque. Allora, dal punto di vista delle texture in game o comunque anche da come si presenta graficamente il titolo, secondo me c'è stata una cura abbastanza dedicata su quelli che sono personaggi e leggermente il mondo di gioco. Alcune ambientazioni sono più grandi di altre, non c'è stata una grossa differenziazione nei nemici che come vedete hanno dei set abbastanza, diciamo, simili fra loro. Però appunto come sta dicendo adesso Fabio, il Musou tende fondamentalmente a creare caos in macchina da presa, quindi voi non avete altro che una serie di effetti che appunto diciamo credo vogliano essere volutamente caotici. Tornando sul discorso della violenza, come vedete io adesso sto colpendo i nemici, ma al posto di affettarli come dovrebbe, vedo solo grossi schizzi e macchie di sangue, ma niente più. Questo è un peccato. Soprattutto nel momento in cui vogliamo magari goderci di più quello che è lo stile un po' di Berserk, no? Io comunque devo dire che, tolto il discorso legato alla passione per il manga che io ho e diciamo, mi porto dietro piacevolmente, anche se sto cavolo di Miura non me lo vuole far finire. Ammazza, oh, manco caos in macchina da presa, te va bene, va bene. Ah, babbietto, manco quello te sta. Te dimmo subito. Allora dico, al posto di Caos in macchina da presa lo chiamo. Come lo chiamo? Che ne so. Macello. Macello in vista. Oh, vai, ammassiamo casca, che già mi ha rotto. Bom. Sei meglio di Alberto A, ma va a farla finire. Non è vero. Ok, andiamo avanti. Come vedete, questi combattimenti sono anche abbastanza ripetitivi. Però, torno a dire, questo è sempre legato alla natura del Musou. Cioè, il Musou è così. Non credo ci sia una grossa differenziazione con le altre IP. Ok, abbiamo ammazzato, missione completata. Considerate ragazzi che queste missioni iniziali sono molto all'acqua di rosa, non è che ci sta, non è che c'è tantissimo da fare. Diciamo che il grosso lo vedete dal livello 50 in poi. Se
sempre a seconda della difficoltà scelta e sempre a seconda del livello del vostro alter ego, come anche del costume, perché sto andando dall'altra parte. Cioè, ci sono dei costumi che comunque facilitano non di poco la permanenza in campo. Qui c'ho Pipino, il breve. Allora, un altro Tief Leader l'abbiamo tolto, non posso evocare il cavallo giustamente. Cioè, giustamente. Ok, Tief Leader lo abbiamo quasi tolto. Vediamo se lui può fare qualcosa al max. Sì, grande. Allora, come vedete, avendo portato al massimo la barra della furia, non ho fatto altro che premere il tasto R2 e trasformarmi in apostolo. Mo vediamo che faccio, va. Ma sei un cafone proprio. Cioè, guarda che ignorante. Un personaggio così tutta la vita. Ah, che bello. Chissà quelle che fa magari con la cosa avanzata. Tia, guarda che cafone. Mamma mia, quanto non li sopporto quando parlano giapponese. End. Ovviamente, ragazzi, quella trasformazione la potete richiamare soltanto aumentando a dismisura il livello di furia. A livello 36. Ecco, vedete, allora in questo caso, quando noi raggiungeremo il livello 100 della ladder dedicata a Zod, perché ogni ladder è personale per ogni personaggio, scusate la ripetizione, come vedete, allora quando vedete Start Unlocked vuol dire che poi, quando noi ricominceremo, dopo aver salvato, dopo essere usciti o dopo essere morti, sbloccheremo appunto il nuovo start 21, 41, 61, 81. Le altre cose sono oggetti, il secret rim, vabbè, il rimedio segreto, il corno del berserker. Abbiamo addirittura l'outfit da apostolo. Abbiamo sbloccato un cavallo, poco male. Ovviamente questi sono tutti oggetti extra che si vanno a sommare al fine di completare l'esperienza in gioco. Io a questo punto però magari vi farei vedere qualcosa con qualcun altro, almeno. Vedete, l'Eclissi si resetterà, poco male, tanto almeno la prossima volta, diciamo i primi 10 livelli sono abbastanza semplici da fare, ragazzi. Direi che quello che interessa maggiormente è tutto ciò che concerne diciamo, lo sbloccare tutti gli extra necessari, ma anche per un discorso d'achievement. Però che soddisfazione, dà soddisfazione te se ha voglia Varney, cioè, poi soprattutto nel momento in cui sei appassionato a un brand, no? Io credo che anche chi ama One Piece si è trovato nella situazione di essere parecchio soddisfatto dei vari Burning Blood, almeno a mio avviso. Certo che se ti metti a giocare a livello alto come questi diventano quasi stressanti, non fai altro che crepare. Ma allora, bravo Fabio, c'è una cosa che è importante da dire. Adesso vi faccio vedere anche gli outfit, vedete, questi sono gli outfit che ho sbloccato di Gatsu. Ma tra l'altro quelli di Gatsu li sbloccate a livello di storia, solo Mercenario con Elmo l'ho sbloccato dentro l'Eclissi. Però ovviamente anche qui utilizzare Gatsu con l'armatura del Berserker è la cosa più, anche forse più semplice da fare, ma aiuta un po' di più. Esatto, ma infatti Varney, credo che la cosa importante pure da mettere in discussione è il fatto, orca, ho sbagliato, è il fatto che il gioco secondo me è volutamente fatto in maniera che debba essere apprezzato dal fan del brand, cioè del brand inteso del brand come ambientazione in cui diciamo il gioco, di cui il gioco fa proposta. Chiaro che nel momento in cui voi, diciamo, andate a cercare un gioco più elaborato o magari un'uscita che vi occuperà maggiormente il tempo da fare, ecco lì che allora mandate a vedere un Horizon e chiaramente cambiano un po' le cose. Allora, io adesso questo mi ha schivato la cannonata, bravo, bravo Zod, mi ha pure stannato.
Questo stanna. Allora, ecco, una cosa che non dovete fare con Gatsu, e questo ve lo dico io, però sto sbagliando, è praticamente fare le combo, la seconda combo, quadrato, quadrato, triangolo. Perché quadrato, quadrato, triangolo è un po', diciamo, è utile contro gruppi con mini boss, perché l'affondo crea un'animazione che prende l'avversario e poi lo scaraventa per terra, ma questo non funziona con i boss. E vi consiglio quindi di fare quadrato, 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 triangolo, oppure cioè 3 volte o 4 volte quadrato. Io ragazzi continuo a dirvi, l'anime è veramente fatto bene, poi ve li potete vedere anche nella gallery. Ecco, e qui entra in gioco quello che vi dicevo riguardante la diciamo le boss fight contro i mostri un po' più grandi. Il nemico, come vedete, fa diciamo, delle mosse abbastanza prevedibili. Il problema è la telecamera che serve per gestire lo scontro. Perché, come starete vedendo, io non faccio altro che girargli in tondo, ma ho una grossa difficoltà non solo a fare i dash in maniera un po' più ponderata, ma soprattutto a non trovarmi nella situazione che questo mi violenta. Perché adesso noterete che lui aumenterà il set di attacchi. Questo qui è un attacco, vabbè, poco. Fa una coda. Praticamente si mette a roteare la coda. Ma poi farà un attacco che ci carica. Questo attacco con carica, ecco che è questo. Alcune volte sembra praticamente. Non dico. No, imparabile, scusatemi. Che praticamente non può essere schivato. Il che non è vero, perché. Ecco, voi vedete, adesso lui carica. Adesso mi sta aiutando il colonnato in maniera incredibile, perché. Considerate che quando l'ho fatto a livello con Gatsu livello Pippa, vi posso garantire che è stato un parto, un calvario. Come starete notando, questo ve l'ho scritto anche in sede di recensione, il caricamento delle mosse con la modalità Berserker, con la modalità Furia, vi permette di essere un po' più incisivi nello scontro. Chiaro è che adesso sto utilizzando il personaggio potenziato e lo sto facendo giusto per sbloccarmi il Vigilit Extra. Qui entra Griffiths, che doveva essere un grande aiuto al tempo in cui ho fatto la missione, ma poi alla fine così non è stato. Ecco, questo è l'attacco che più rompe le scatole. Soprattutto perché la seconda volta che vi colpisce vi stanna. Ah, e vi posso dire un'altra cosa, la parata. La parata si fa con il tasto L1, ma a conti fatti diciamo che è abbastanza, soprattutto contro sti super boss, è abbastanza inutile. Perché? Perché fondamentalmente il boss già con 2 colpi ci fa secchi, anche dandoci parecchio fastidio. E oltre a questo, diciamo, veniamo anche, corriamo il rischio di essere stannati oppure di perdere, diciamo, l'equilibrio. Quindi il nostro personaggio tentenna e questo comporta non poche botte da parte del mostro, che adesso ci fanno relativamente paura, ma durante uno scontro fatto a difficoltà un po' più elevate, vi posso garantire che quando ci andate a perdere è parecchio noioso. Io adesso gli spacco la testa a Zod. Almeno. Ovviamente tutti gli equipment found. Guardate anche i filmati in computer grafica. Sono fatti molto bene. Io l'ho trovato sotto questo punto di vista abbastanza equilibrato, graficamente parlando. Il comparto sonoro, diciamo che forse un pochettino lascia desiderare come musiche, come la colonna sonora che diciamo di ogni livello. La musica ambientale non è propriamente tutto questo gran capolavoro, come non lo è nemmeno quella degli effetti. Alla fine sentirete solamente pezzi di ferro che volteggiano nell'aria. Vabbè, io ti odio perché parli giapponese. Qui ovviamente c'è stato tutto il pezzo dove veniva trovato Zod, si accorgeva del Vigilite, bla bla bla. Qui saliamo di livello, io sto al 77, ma chiaramente ce ne stanno di tutti i colori. Qui come vedete sto quasi sbloccando tutto il puzzle, già che ci sto. A livello di achievement non è male. È chiaro che la modalità Eclisse vi permette anche di farmare soldi che vi servono a far salire di livello i personaggi. E quindi poi divertirvi. Io una cosa che appunto ho trovato. Aspettate che mo vado a farmela uno con Serpico. Va, vediamo che cosa. Perché Serpico non l'ho vista, come anche Shilke. Shilke
Circa potrebbe essere abbastanza interessante, però teniamoci i cosi. Dia a Kuei di farne uno serio anche sui CDZ. Ma lo sai che sui Cavalieri dello Zodiaco se ne facessero uno veramente cafone come dovrebbe essere fatto? Io un pensierino ce lo farei, perché i Cavalieri dello Zodiaco si prestano anche a livello di storia. E soprattutto a livello anche di personaggi, eh. Qui mettiamo gli oggetti. Ovviamente. Equipaggiamo per migliorare l'attacco. Mettiamo la cura. E mettiamo anche un po' di difesa, va, che questa ci può essere utile. Accessori, io mi riprendo sempre gli stessi. Perché allora, è vero che nel caso dei vari personaggi, voi potete decidere di implementare un parametro piuttosto che un altro. Ovviamente richiede tempo. Soprattutto perché, comunque, però vedete, anche la diversificazione delle abilità secondo me è fatta molto bene. Shulk in questo caso può addirittura evocare i golem, può fare diverse abilità. Io anzi ne evoco subito uno. Vediamo un po'. Questo secondo me è molto interessante quando arriva la modalità. Allora, ci hai preso? Vai, vediamo un po' che fa, va. Allora sei matta. Oh, ma che sei? Magica Emi. Ha detto. Allora, dove stanno? Ah, di là. Allora, come vedete fa tutti attacchi elementali, mentre invece gli attacchi potenti la mettono un pochettino, la scoprono agli attacchi degli avversari. Vediamo un po', va. Ah, vedi che casino! Però qua si è evocato subito il coso. Non è malvagia. Non è malvagia, ma secondo me la seccano parecchio. Cioè, vedete adesso, io non riesco a spostare la telecamera. Però sta facendo abbastanza. Boom! Uno, due. Oh, mi hai quasi rotto, eh. E allora? Ah, questo attira a sé. Double Magic. Ah, ok, Gagliardo. Ah, vedi, robetta seria questa quando ci si mette. Questa qua praticamente fa degli effetti. Non l'avevo usata Shulk, vi dico la verità. Ho sempre considerato un po' genitori in blue jeans. E poi sono finite. Oh, c'era uno lì. Andiamo. Allora, ci conviene fare Double Magic. Poi li mettiamo tutti qui. Poi facciamo così. E poi tutto triangolo. Come se non ci fosse un domani. Oddio! Si è bloccata la diretta. Oh mio Dio! Il mondo! Mazza, è una cafoneria questa!
Pie the Yolk, is this game worth the $60 price in your opinion? Allora, spiegarlo in inglese. I'm trying to find the words for explaining you the opinion. Come si può fare? Qui chiedo l'aiuto da casa, che argomentare la risposta non è semplice. Spy the Yoke. Wait for me. Allora. Che io so, poi sono uno di quelli che a scrivere magari problemi non ce n'ha. Allora, vediamo un po'. Allora, Spidey, I think that the price is a little bit high for the game. And maybe if you... sai, volevo dire quello, Varney. Stavo cercando le parole per dire quello pure. Perché, allora, se gli piacciono solo i Musou, magari... Non credo sia facile avvicinarsi al genere, però se gli piace il Musou e Berserk, la combinazione chiaramente è da must buy, insomma. Però grazie dell'aiuto, Varney. Io poi mentre gioco divento un po' cretino, mi perdo. Allora, scendiamo, vediamo che fa lei al massimo. No, perché sei risalita? Pazza! Vabbè. Vediamo se riesco... Ah, ok. Pensavo di immobilizzarla. Ok, fatto anche questo. Con lei però è un po' più lento. Via. Tra l'altro, una cosa che ho scritto anche in sede di articolo, fortunatamente con Gatsu non dobbiamo, una volta evocata l'armatura del Berserker, non dobbiamo arrovellarci troppo per tornare alla normalità. Mentre invece nel fumetto c'era tutto... Ma sai Fabio, io dico sempre che alla fine il discorso del day one è sempre una cosa legata a quanto effettivamente uno, diciamo, ama il titolo. Perché? Perché è chiaro che se ti piace il genere, se ti piace la... questi però mi stanno un pochettino a rompere. Se ti piace il genere, secondo me la spesa vale la pena. Però è chiaro che forse senza troppo esagerare. Anche perché dipende pure uno... Cioè ragazzi, io torno sempre a dire, questo poi è una cosa che penso io, ma magari verrà incontro anche alle necessità di tutti gli altri, no? Ma scusate, ma quando uno deve stare a seguire tanti giochi, no? Ci avrà pure dei giochi che preferisce. Pertanto nel momento in cui uno si trova nella situazione di dover scegliere, magari il gioco dei... Cioè Berserk può diventare un gioco da day one a differenza di un'altra offerta. Al contrario, Yakuza 5 su PS3, ma allora scusa, ma tu perché non c'hai la Play 4, Fabio? Perché se no ti avrei detto, cioè ti avrei detto, ti facevo più da Yakuza 0. Golem, hai tutti i macelli del mondo. Allora Fabio, perché sapete pure che c'è ragazzi, cioè io lo dico sempre, ma poi sembra una cosa lasciata lì. È chiaro che dipende anche molto dal tempo che uno riesce a dedicare che uno riesce a dedicare ai vari giochi. Cioè, a me piacerebbe tantissimo giocarmi tutto e tutto. Poi però ti scontri col fatto che il tempo è quello e poco c'hai da fare. Quindi nel momento in cui ti trovi poi a dover scegliere, è chiaro che
questo determina anche una sorta di influenza al momento dell'acquisto. Cioè, se io so che magari anche a livello di ristrettezze più o meno legate all'economia che ogni gioco si fa, perché parliamoci anche chiaro, comunque un gioco costa di qualsivoglia natura, è chiaro che poi dici vabbè, ci penso bene se fammi 60 euro oppure no. Guarda mo che combo, io te faccio proprio così e così. Mi sparo tutta sta roba, me li faccio venire tutti addosso, ti è, pam! E chi mi ammazza? Questo manco sta atterrando. Sì, la rifaccio un'altra volta ancora. Ammazza, ma questa è una bestia, oh! Questo è da farming aggressivo proprio. Fermatela proprio. Ma chi sei? Shir che? Ma come ti chiamano? Però ecco, nel momento in cui io, per esempio, non dovessi trovarmi a fare un discorso di recensioni e dovessi trovarmi a fare il giocatore per passione, io una volta che mi hai dato Overwatch, una volta che mi hai dato Diablo, una volta che mi hai dato questi giochi che faccio oramai regolarmente tutti i giorni, magari ci penso bene prima di comprarmi un titolo che costa 70 euro. Però diciamo che qui entra in gioco anche il lavoro del recensore e la passione che uno ci mette nel fare un determinato tipo, una determinata tipologia di giochi. Io per esempio sto aspettando Mass Effect, ma perché gli RPG a me mi fanno impazzire. Però dei gusti bus. Allora, io ne faccio un'altra. Tra l'altro, no, accessori no, meglio materiali. Però ecco, il discorso bene o male è quello, ragazzi. Non so se pure voi avete, diciamo, convenite con la questione, però. Ecco, una cosa forse pure che rompe un po' le scatole su Berserk è il fatto che i caricamenti tra una missione e l'altra della modalità storia sono un pochettino pallosi. Anche perché. Come avevo detto all'inizio, la storia presenta, diciamo, bene o male quelli che sono gli eventi caratteristici dell'avventura di Berserk. Però ci sono anche molti filler, se così vogliamo definirli, che un pochettino fanno storcere il naso. Cioè, ok, il filler ci sta, va bene, lo metto in conto, tutto quello che volete. Però poi ti svegli e dici pure, ma la necessità qual è? Io infatti su molte cose mi sono trovato nella condizione di dire vabbè, faccio l'ennesimo combattimento contro gli ennesimi benedetti, maledetti spiriti che devo uccidere perché questo e quello. Oppure faccio. Cioè. Mentre invece magari che fai? Mi fai fare un boss come Mozgus, sì. E però non mi fai fare i suoi. Non mi fai fare tra virgolette i suoi mini apostoli, i suoi servitori, seguaci, come cavolo li vogliamo chiamare. Cioè, questa la trovo un po' un controsenso. Senza contare che, con mio dispiacere, perché era, diciamo, una delle saghe che mi era piaciuta, una delle storie che mi era piaciuta di Berserk, ma cavolo, non mi hai messo Lucin, che secondo me, non dico è una parte fondamentale, ma un minimo ci doveva essere, su. Almeno Lucin me la dovevano mettere. Boom. Mission clear. Vai. Sei meglio te. Ah, non posso chiamare il cavallo qua. Io come vedete. Poi anche questo qua è un aspetto del Musou che è abbastanza, diciamo, ci si può parlare, no? Fatto che io adesso sto praticamente schivando tutti i nemici. Mi metto a spammare il mondo. E vado avanti come se non ci fosse un domani. A livello normale questo. Però va bene così. C'è un altro? Meno male. Che cosa?
Comunque che considera che sarà come Ken, il primo capitolo Monk con diversi buchi, il secondo già in cantiere. Ma allora, c'è da dire una cosa, Fabio, io l'ho detto anche all'inizio della diretta. Devo dire che l'idea, e questo l'ho scritto anche in sede di articolo, secondo me. Ok, mi interrompono una cosa se mi colpiscono. E io sono dell'idea che Miura stranamente ha ricominciato a ridisegnare. Senza contare che, questo ve lo dico a voi che magari siete un po' amanti del. Oh, però allora vai, eh. Che voi magari siete amanti un pochettino di questo genere, ma io sono anche dell'idea che, secondo me, tireranno fuori finalmente, spero, me lo auguro con tutto il cuore, tireranno fuori una cavolo di fine per questo benedetto Berserk che è andato avanti anche troppo tempo. Cioè, non ci si crede che sto benedetto anime debba ancora continuare a non avere una fine. Allora, andiamo di portale. Quindi il discorso qual è? Secondo me potrebbero tranquillamente pensare di inserire dei capitoli in più nel momento in cui magari decidono di fare un eventuale, come si può dire, un eventuale DLC che quindi comprende nuovi personaggi e quant'altro. Nessuno ti vieterebbe di inserirli. Cioè, anzi, secondo me sarebbe anche una cosa abbastanza lecita il fatto di mettere dei DLC. Io non li metterei a pagamento, ma io perché sono contro determinate strutture di gioco. Dei DLC dove magari io posso accedere all'eventuale contenuto senza dover necessariamente pagare un occhio della testa, senza contare che magari mi aggiungeresti dei personaggi o comunque delle cose che vanno a diversificare l'approccio in gioco, quindi non fa altro che venire a tuo favore una cosa del genere. Dall'altra parte sappiamo bene come vanno certi ragionamenti, quindi. Dove ce ne sono tanti? Qua. Ok, scendi. Comincia a evocare tutti i cosi. Famoli venire. E via. Bam! Quanti ne ho ammazzati? Ammazza Shir che ha fatto 1000 kill. Come ti chiamano? Ma questa è una bestia. Oddio quanto odio Gorkas. Che è Sauté? Di cozze? Guarda che roba, oh. Questa qua se la metti nella. Però col tasto R2 non evoco niente di. Peccato. Pensavo che magari mi faceva fare qualcosa. Ma guarda che roba, oh. Ma questa, cioè, uno se fa tanti problemi con il personaggio con Gatsu e quant'altro. Poi alla fine te becchi questa che fa tutti sti pezzi così. Ci arrivo? Vediamo un po'. No, non ci sono arrivato. Vai, vai, moltiplica, double magic. Ciao. Ciaone. Ma ragazzi, non so se questa è legale. Questo personaggio è leggermente OP. Cioè, è proprio illegale Shilke, oh. Non gli davo una lira. Dico, ma che schifo, la maghetta, bla, ma che devo fare? Invece guarda che roba, oh. Illegale veramente. Griffiths, ricordatelo. Hand. Che sblocchi? Dimmi, Shirk, che sblocchi? Ah, oh, che pizzo, vendi, vendi, vendi. Dovrei cominciare ad amalgamare un po' di altri cosi.
Allora, Red Talisman, Green Talisman, Brown Talisman. Allora, circa ben. Outfit. Outfit. Bah. Ragazzi, io credo che c'è poco da fondamentalmente da farvi vedere. In più intendo, Come vedete andando avanti poi troverete, io sono arrivato alla 50, alla 75, però poi arrivare alla 100 credo che sia abbastanza semplice. Mo' che ho trovato lei sarà un po' più semplice da fare. E quindi ragazzi, questo bene o male è il gioco, diciamo nelle sue caratteristiche. Se avete domande da fare ditemi, se no io penso che possiamo tranquillamente rimanere... Che possiamo tranquillamente rimanere nella... Vi ho detto tutto, ecco. La gallery, come al solito, non fa altro che mostrarvi tutto ciò che riguarda i personaggi che incontrate nel gioco e che chiaramente poi dovrete affrontare e o utilizzare. E come starete vedendo, c'è di tutto un po'. Anche in questo caso io vi dico, vi faccio un esempio perché così vedete meglio i vari set dedicati per la costruzione dei personaggi, cioè come state notando, questa è tutta grafica in-game e sono tutti fatti decisamente bene. Questi sono invece i boss un po' più grandi, vi ricorderete il conte, questi qua sono le balenottere azzurre che stanno nel nostro mare. Questo era Gagliardo, grande nemico il barone nel primo... Questi sono penso i mini boss più rompipalle di tutti. Non lo, guardate, questo qui invece è una cavolata immensa, quello che ammazzava Serpico. Ah, fate anche il combattimento contro Kanushka. Però la versione spiritica, empirica, robetta questa qua. Ecco, questo è uno degli apostoli più fighi di tutti. Questo è veramente cafone, è proprio ignorante. Tiè, guarda che roba. Guarda che roba, Kiko! Quindi nulla vieta, insomma, di vedere altri personaggi. Io, se fossi loro, metterei di tutto un po'. Cioè, anche Mozgus, o come cavolo si chiama, è fatto benissimo. Voi, quando vedrete il filmato in-game, vi accorgerete di come è stato fatto bene. Questa è Slane quando andate nel Cogito... Nel Co... Mi ricordo. A doverla affrontare. Che stava nella tana dei cosi, dei troll. Godor, il Cavaliere del Teschio, no, considerate ragazzi, diciamo a livello di storia c'è veramente tutto, tutto da vedere, tutto da poter in qualche modo registrare. Madonna, questo era uno di quegli abbigliamenti fighissimi. Quindi c'è Apostolo con due corna e pure senza una sicuramente, infatti. Quindi no ragazzi, secondo me il gioco merita, chiaramente merita, qualora siate appassionati del brand, quindi di Berserk. E dei Musou, che questa secondo me è la cosa più importante, ragazzi. Cioè, se non vi piacciono i Musou, come diceva Varney, cioè lasciate perdere. O amate i Musou, oppure niente da fare. Quindi, io a questo punto vi lascio con la schermata di tutto ciò che ho sbloccato e che dovrò sbloccare. Vi invito a seguire il sito, che è www.gamesurf.it. Io vi linko la recensione, così che almeno vi fate un'idea di quello che è il gioco, se non l'avete già letta, ma se no fatelo, ve lo consiglio perché merita veramente, cioè merita veramente, anche per farvi un'idea un pochettino più completa di quella che è l'opera. Tra l'altro, se volete lasciare un messaggio anche là, fatelo senza il minimo problema. Cioè, mi è arrivato un follower, Motekagi, grande, speriamo che non è un invito per la sera, Motekagi. E ovviamente per qualsiasi informazione in più, non fa, insomma, veniteci a trovare, non siate timidi. Anzi, vedo che hanno pure commentato. Mo' vado pure a leggere i commenti e vi rispondo, qualora qualcuno di voi abbia messo qualcosa. Allora, beh ragazzetti, buona serata, grazie ancora della compagnia. Io ovviamente vi auguro buon game con qualsiasi cosa stiate giocando, divertitevi mi raccomando. Bella, ciao a tutti. Mi sa che ci vediamo giovedì, non so con chi. E... Vabbè,
E niente ragazzi, ci dovremmo vedere con, non mi ricordo con che cosa. Vabbè, ve lo farà sapere il buon Luca, seguite il sito. E niente, buona serata, scusate se sono, se mi sono dilungato sui saluti. Ciao, grazie Motegaki del follow. Grazie mille.